ragazzi, buonasera a tutti e benvenuti al sorteggio della All Star Italy Cup che stasera svolgeremo davanti alle telecamere per rendere a tutti voi i sorteggi della Coppa Italia che, come da calendario, si svolgeranno per il prossimo turno, giorno 18 di ottobre, martedì e mercoledì 19 ottobre, saltando un turno di campionato. Grazie, ciao papà. Ricordiamo che l'All Star Italy Cup saranno delle gare a eliminazione diretta. Ci saranno degli accoppiamenti che stabiliremo stasera. Le prime 7 squadre vincenti usciranno dall'urna degli ottavi di finale, ne verrà ripescata una, sempre con la formula del sorteggio da parte nostra, che completa la fase dei quarti di finale. Seguiranno le semifinali e le finali, sempre eliminazione ovviamente diretta. Le date delle partite dell'Oster Italy Cup sono già state designate nel calendario che è nelle vostre mani. Quindi questa sera con il mio amico collaboratore Massimo procederemo all'estrazione delle squadre e gli abbinamenti della Coppa Italia. Direi di partire, Massimo, con la nostra ampolletta e prendere la prima formazione. La prima formazione. Quindi la prima formazione dell'Osta Italy Cup è Cannavò Impianti Elettrici. Allora, adesso vediamo chi affronterà Cannavò Impianti. A lei, presidente. Grazie. Allora, Cannavò Impianti Elettrici si scontrerà contro la squadra di Solo Sole. Andiamo poi per la seconda partita. Secondo match, io mi giro, non so niente, non vedo nulla, presidente, è lei. Seconda partita, abbiamo la squadra di Team Litbaschi. Allora, vediamo chi affronterà la Team Litbaschi. Team Litbaschi sempre per lei. Se la vedrà con Unipolsai Vulcania. Allora, andiamo, proseguiamo con la terza partita che vedrà la squadra di AC Pruamu. Prego, ci siamo, presidente. Ci siamo qua. Pesca dall'urna la squadra di Antica Corte. Partitone Coppa Italia, ci troviamo Antica Corte del presidente magistro, main sponsor Antica Corte. Seguiamo. Lei i mischi, presidente, che io. Mischio, peschi. Vado. Eccolo. E adesso abbiamo la squadra di AC Betaland. A lei. AC Betaland, rullo di tamburi. Si scontrerà con FC Spartan di Capitan Grillo. Quindi le prime quattro partite sono state designate. Andiamo per la quinta partita, Massimo. A lei. La quinta partita vede la formazione di Marili. Formazione di Capitana Menta. Vediamo chi affronterà. Vediamo chi pesca la mano di portale per Capitano Menta. Capitano Menta se la vedrà contro CC Grenoble. Capitano presidente Massimo Buttà. A questo punto rimangono le ultime due partite. E andiamo all'estrazione, facciamo questa che mi è scappata. E abbiamo la squadra di del presidente Caruso, FC Ciacarè. FC Ciacarè affronterà Sicula Cover. Conclusione, sono le ultime due squadre. Le può aprire tranquillamente, non c'è da sorteggiare. Ovvero le due squadre rimanenti che sono Born to Win e ovviamente si scontrerà contro Russo Costruzioni. Allora, ragazzi, avete assistito adesso al sorteggio dell'Oster Italy Cup. Riepilogando avremo Cannavò Impianti Elettrici contro Solo Sole, Team Litbaschi contro Unipolsai, AC Pruamu contro Antica Corte,
Acipetran contro FC Spartan, Marili contro Grenoble, Jacare Siculacove, Portuguin, Russo Costruzioni. La data del primo turno, come già detto, è stabilita per giorno 18 ottobre martedì e mercoledì 19 ottobre. Gli orari delle partite e gli abbinamenti con le giornate verranno dati ai rispettivi capitani e presidenti delle squadre. Cosa dirvi? Noi ci auguriamo che anche l'Oster Leader Cup sia una competizione di vostro gradimento e che soprattutto si svolga come il torneo dell'Oster League nel massimo del rispetto e del fair play. Grazie a tutti, ciao ciao!